Se l'insigne tradizione culturale di Bologna le ha meritato l'appellativo di dotta e come tale è conosciuta nel mondo, non bisogna dimenticare che la città felsine è anche importante centro operoso industriale e commerciale e fervida cucina di iniziative di interesse nazionale. È proprio in questa realtà che si inquadra l'efficace azione della Intercom di Bologna nel promuovere un premio che non viene attribuito, come comunemente accade, da una giuria, ma attraverso un grande referendum tra i lettori della stampa periodica. Lettori e quindi anche consumatori che hanno la possibilità di esprimere liberamente il proprio giudizio su aziende e prodotti. In tempo di inflazione un tale sondaggio popolare spontaneo ha un significato di notevole rilievo poiché si traduce in una graduatoria che segnala aziende e operatori economici meritevoli del premio Intercom. Dai voti dei consumatori sono emerse a suo tempo le aziende vincitrici dei premi intestati alle varie città italiane ed ora si apre una seconda fase con la segnalazione delle migliori aziende regionali di ciascun settore merceologico. Presiede la cerimonia l'onorevole Lorenzo Cappelli, che è stato presidente della Camera di Commercio di Forlì e conosce a fondo i problemi delle piccole aziende per averli vissuti in prima persona. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati dall'Intercom premi speciali a personalità emiliane particolarmente distinte sia nel campo dell'arte, della cultura e del turismo.